siccome che è San Francesco, andiamo alla chiesa di San Francesco, prima. Appuntamento solito 9:30 a San Marcellino e ci andiamo, venerdì 4 ottobre. Poi ci sono anche delle uscite extra che faremo. Volevo andare a Cassino, lì all'abbazia di Cassino, però purtroppo l'abbazia di Cassino volevo andare con la Cotral, ma la Cotral fa soltanto che un viaggio, sono andata alla Ragnina, lì ha fatto la fila per chiedere tutti gli orari, va soltanto il pomeriggio, quindi la mattina non c'è niente per Cassino. E poi lascia giù al paese, all'abbazia dove andiamo a piedi. Quindi, e quindi le faremo un pullman, prenderemo un pulmino, vediamo in base a quante persone siamo, con 10 euro per uno ci porta facciamo tutto. E vorrei rifare anche quella che è rimasta qui, quella di Bracciano, il castello di Bracciano. Oh. Poi che altro c'era da dire? Poi mano a mano. Poi c'è ancora che c'è dietro. Allora, un attimino, quando c'è un'altra ricordate? Quest'anno ce ne avevate tre, prossimo anno due, poi una, poi finisce. Perché ha detto che non c'è stata una lira. Però adesso loro hanno chiesto ai ristoranti comune se stanno in ordine con amministrativamente parlando. Quindi vogliono chi è responsabile, a chi è intestato, perfino nome e cognome dei camerieri, per vedere se stanno a nero o se vengono pagati. Naturalmente quelli che stanno a nero stanno zitti, quello dice no, io non ce l'ho i camerieri, e vedremo. Adesso. Quindi praticamente soltanto 4 ristoranti adesso stanno a posto e di nostri neanche uno, quindi quasi infatti oggi dovrebbe venire più tardi alle 5:30 ho detto Monteverde e ci dirà che questi 4 ristoranti quando andremo tutti e 4 tutti quanti i centri di Roma andremo a questi 4 ristoranti a tutti. Non te lo so dire perché lo sanno solo di loro, ci cioè, faranno sapere quando e come. Quindi e tutto finisce il 24 dicembre, quindi quasi speriamo di poter andare magari con l'ombrello o con i sci. Questo non ci sanno più. È un principale. Senza. Senza nessun. Senza pretesa. Nessuna pretesa, diciamo. Questa attività era stata cominciata 2 anni fa dall'esigna Monica Maggi, che adesso fa finta di niente. che appunto. Siccome poi ha avuto un certo segno di appassionati così che hanno questa, diciamo, questa passione di dire queste cose, appunto, senza nessuna pretesa, se posso dire bene, male, non fa niente, è soltanto mettere al corrente gli altri di un qualcosa che si è letto e che si vuole far conoscere anche agli altri. Dottore, conduttore e di arte terapia. Che cos'è la Dance Ability? Che è esattamente il corso che vorrei proporre a voi. Il nome è un po' particolare, Dance Ability. Sostanzialmente si tratta di un tipo di danza che non richiede delle abilità fisiche, intellettive particolari e che non si basa sull'insegnamento di passi o movimenti precostituiti, ma si basa sul movimento spontaneo. Quindi è adatta a tutte le fasce di età, a qualunque tipologia di persona.
si basa sull'improvvisazione di movimento, quindi qualunque persona può farlo secondo le proprie possibilità, secondo il proprio movimento e la propria spontaneità. Non è necessario il certificato medico, perché una persona fa quello che può fare e sostanzialmente è questo, è più facile a vederlo e a provarlo rispetto a spiegarlo. Infatti Gabriele mi diceva che il primo mercoledì di ottobre, credo in mattinata, il 2 ottobre, ci sarà una lezione dimostrativa dove potrete diciamo rendervi conto meglio di che cosa sto parlando, perché spiegarlo è molto difficile, sembra una cosa campata in aria, invece è proprio una danza che si basa su quello che voi proponete come movimento. Un'altra cosa è un laboratorio di mattina mi dovete dire voi la disponibilità della struttura, perché non abbiamo concordato. Alle 10 mercoledì 2 ottobre. L'altra proposta è un laboratorio artistico espressivo che si avvale di diverse discipline artistiche, quindi ci saranno elementi di improvvisazione teatrale, ci sarà l'utilizzo a volte del disegno, della pittura, come degli elementi di movimento, come della scrittura creativa, quindi è un laboratorio multidisciplinare, artistico espressivo. Anche questo vi invito a provarlo, saranno entrambi dei laboratori da un'ora ciascuno. Per quanto riguarda il laboratorio di Dance Ability, avrà un costo di 10 euro mensili. Per quanto riguarda quello di arte terapia, un costo di 12, perché ci sono dei materiali che potranno servire, materiali anche con i quali magari costruiremo delle cose, quindi da cubistica, da cucito, come da pittura e via dicendo, anche per le improvvisazioni teatrali. Questo devo sempre chiedere, perché essendo nuova sono entrata proprio in calcio d'angolo, quindi non abbiamo preso accordi definiti ancora con la struttura. Chiediamo a Gabriele. Alle 10 c'è la prova di Dance Ability. Gabriele, quello di arte terapia lo faccio successivo? 11-12, ok, quindi dalle 10 alle 11 ci sarà la lezione dimostrativa di Dance Ability, dalle 11 alle 12 il laboratorio artistico espressivo multidisciplinare, sempre 2 ottobre. Grazie a tutti.